like a bird. I want to be. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi, dopo secoli, secoli e secoli che non giravo un video di questo tipo, andremo a vedere come realizzare una line art last minute per Halloween, visto che domani è Halloween. È super carinissima e molto molto semplice. Ve la farò vedere solo su un dito perché ho appena messo lo smalto in gel, dovevo provarlo, è stato un regalino di una mia amica e quindi ero curiosissima di provarlo, però proprio perché non mi ricordavo che domani fosse Halloween, se no l'avrei fatto prima. Comunque vi lascio subito al video e spero tanto vi piaccia. Un bacio! Per effettuare questa nail art mi occorreranno solo tre smalti, ossia un arancione. In questo caso io utilizzo questo qui che è ha delle luminescenze sull'oro molto molto carino, però rimane molto bello anche come colore. Poi un nero, quindi uno smalto nero semplicissimo, e è uno smaltino giallo o anche a vostra scelta un colore chiaro. Comunque io utilizzo questo qui di Pupa, il Lasting Color. E per finire un dotter con la punta fina e una punta un po' più grande. E andiamo a vedere subito come fare. Come prima cosa vado a prendere l'arancione e lo stendo uniformemente su tutta l'unghia e aspetto che asciughi. Intanto prendo il nero, ne metto una cucina abbondante perché non so quanto ne possa servire, e vado a creare il mio gattino. Quindi bagniamo per prima la parte con la punta del dotter, quella con la punta più grande, e andiamo a creare una pallina per la testa. Ecco qua, lo ribagniamo e andiamo a creare il corpo. In questo modo andiamo a creare una specie di pupazzo di neve. Ora, con la punta più piccola, quindi sempre del nostro dotter, sulla testa andiamo a creare due V che saranno le orecchie. Così. Sempre con la punta piccola andiamo a creare anche la coda, quindi partiamo dalla schiena, andiamo a creare un piccolo coda verso l'alto, possiamo farla un po' storta come più preferite. Comincia a prendere forma più o meno. Ora vado a prendere lo smalto giallo, ma proprio un mozzichino, e con il giallo andremo a creare gli occhi al nostro micio. Quindi andiamo nella faccina e uno, e due occhi grandi e gialli. Ecco qua il nostro vicino. Volendo
si potrebbe fare anche la bocca, quindi per la bocca possiamo riprendere il colore arancione, anche di questo un leggero mozzichetto, con la punta fina ne prendiamo tutto il mozzico e proprio sotto gli occhi andiamo a creare un puntino. In questo modo il nostro micio ha anche la bocca. Beh, spero che l'idea vi piaccia, un bacione a tutti e buon Halloween!